Era una mattina qualunque, io mi ero appena svegliato ed ero intento a scrivere il video sulle novità di Ubuntu 21.04. Tra le cose di cui volevo parlare c'era la condivisione dello schermo su Discord quando si usa Wayland. Non riuscendo ad ottenere dei buoni risultati usando una macchina virtuale, decido quindi di provarlo direttamente sul mio host. Inizialmente provo ad usare una live USB, ma mi rendo conto che né sul mio PC fisso né sul mio ThinkPad la live USB ha Wayland. Dopo un po' di tentativi decido semplicemente di installare Ubuntu nell'hard disk del mio PC fisso, dove in quel momento avevo Kubuntu, dato che in ogni caso non aveva alcun dato importante su quell'hard disk. L'installazione non è proprio andata liscia come l'olio, ma diciamo che in un modo o nell'altro ci sono riuscito. Faccio tutti i miei test dove mi rendo conto che effettivamente Discord, OBS e Wayland litigano ed in teoria è finita qui, no? Nulla di strano. Se non fosse che avevo anche un altro progetto per la mattinata, provare ad installare Windows 8.1 sempre su quell'hard disk dove per ora c'è Ubuntu. Questo perché avevo intenzione di fare un video intitolato circa perché Windows 8.1 è morto prima del dovuto. E per farlo volevo effettivamente provare Windows 8.1 sul mio computer. Non l'avessi mai fatto. Creo la USB di Windows 8.1 e fin qui tutto a posto. Dopodiché faccio il boot nell'installer e anche qui nessun problema. Riesco a piallare l'HDD di Ubuntu e installare Windows 8.1. Il problema sorge al primo riavvio. Ora, io mi aspettavo che potesse succedere di tutto, che il bootloader di Windows 8.1 si mettesse come prima priorità di boot e che quindi non potesse accedere al Windows 10 installato sull'NVMe, che il bootloader di Windows 10 continuasse ad avere il controllo e che quindi non sarei potuto accedere a Windows 8.1, o che uno dei due bootloader mi permettesse di fare il boot su entrambi gli OS. Invece succede l'inaspettato. A riavvio, Grab su un PC con in quel momento solo due versioni di Windows. C'è qualcosa che non va. E vi spiego io cosa è successo. È successo che quel pezzo di sterco di Grab, ogni volta che installo Linux su questo PC, nonostante gli dica esplicitamente che deve andare sull'HDD di Linux, decide di installarsi comunque nell'NVMe di Windows. E adesso Windows 8.1 deve aver fatto casino con il Windows Boot Manager, e quindi il BIOS ha ben pensato di portare Grab come prima boot priority. Andando nel boot menu del computer riuscivo comunque a fare il boot in Windows, quindi ero certo si potesse recuperare. Andando nel BIOS del PC per provare a cambiare la boot priority, però, ho sclerato per mezz'ora. Perché a quanto pare qualcuno ad MSI ha ben pensato che l'ordine di boot dei dischi e l'ordine di boot degli OS sui singoli dischi debbano stare in due menu diversi. Dopo averlo rimesso a posto, sono riuscito ad accedere sia a Windows 10 che a Windows 8.1. Quindi adesso dovrebbe essere tutto risolto. Da quel momento, infatti, sono iniziati i problemi. È vero, riuscivo a fare il boot in entrambi gli OS, ma questo non vuol dire che riuscivo a usare il mio computer. Windows 10 da quel momento in poi ha deciso che funzionare non era tra le opzioni disponibili. Provando a giocare ad un qualsiasi gioco, infatti, continuava a crashare e a bloccarsi tutto, portandosi appresso tutto il sistema. Però non facevo una BSOD, semplicemente si bloccava tutto e faceva robe strane. Non riusciva a navigare su internet, non riusciva a interagire con i software, non riusciva a fare nulla. Su Windows 8.1 la situazione era leggermente migliore, anche se però aveva deciso che non gli piacevano i browser basati su Chromium e quindi potevo usare solamente Internet Explorer e Firefox. So che raccontato così sembra sia passato poco tempo, ma arrivati a questo punto in realtà erano le 7 di sera. Decido quindi di togliermi da quel computer per il resto della giornata, finire di scrivere il video di Ubuntu sul mio portatile ed in generale di farmi i fatti miei. La mattina dopo però mi convinco che era ora di fare qualcosa. Caro Windows, perché non posso c'è un pezzo di merda, avevo appena iniziato a registrare. Allora, in questo momento sto copiando sul portatile due ISO di Ubuntu per poter continuare a scrivere il video da qui e dopodiché creo la chiavetta di Windows. Ok, allora questa la espelliamo. La mettiamo qui. Dopodiché qua apriamo Rufus, prendiamo Windows 10 e Windows 10 2009, la mettiamo qui, schema partizione GPT, UEFI, tutto a posto, avvia, ok. Comunque se non sapessi per caso dove sono, qua sono le 5.57, qua sono le 7.57 e qua sono le 9.57, quindi vabbè. Allora qui ha finito, adesso c'è una cosa molto carina che arresta il sistema, spegniamo. È il momento di spammare F11. Ah, bello. Quindi avanti, installa, ce l'ho il codice ma te lo devi prendere da solo, Windows 10 Pro, è il momento di friggere tutto. Arrivederla. Vai. I mega palloni di Windows, pazzi sgravati. Ok, quindi ha finito, comunque è incredibile quanto poco ci metta. Allora, noi siamo chiaramente delle isole Pitcairn, no, che le mettiamo Italia. Sì, italiano. La configurazione per uso personale, avanti, aggiungi il tuo account.
Quindi non voglio la posizione, no, non devo perdere il dispositivo di occupare, non inviare dati facoltativi, non usare la penna, non usare gli ad, no. Che ci faccio io col giochi, compiti, creatività, non so che cambi. Avanti, utilizza il telefono dal PC. Che poi posso solo o ignorare per il momento o ricordarmelo più tardi, non c'è neanche l'opzione fallo. Ignora. Salva solo su questo PC. Il tuo dispositivo è ancora migliore con Microsoft 365. Non lo voglio! Consenti a Cortana. Non voglio Cortana. Oh, ciao! Esplorare il web con Microsoft Edge. Dopo mi fai passare la voglia di farlo. Guarda, adesso che Windows qui è installato, una cosa che voglio fare prima di fare altro, in modo che se rompo qualcosa non perdo nulla sostanzialmente, è su quel secondo hard disk lì, quell'infame, ci rimetto Linux. In questo caso voglio provare Pop OS, perché dovrebbe essere una distro fatta molto bene. Le opzioni sono due: o Pop va o installiamo Elementary, che mi ricordo che andava benissimo. Ok, quindi la cosa che andiamo a fare adesso è creare la USB con Pop OS, quindi Pop OS, quindi download Nvidia, disable secure boot. Non voglio disattivare il secure boot. Pop is installation with secure boot. Non so se voi sapete l'inglese, ma io vi posso assicurare che questa frase non ha alcun senso. Seriamente non ho voglia di disattivare il secure boot, anche perché non ho voglia di girarmi il BIOS. Quindi se non va, proviamo un'altra distro. Downloads, salva. E aspettiamo questi 5 minuti. Qua ho finito di scaricare la ISO. Ma mi serve un tool, Balena Etcher. Di solito Balena Etcher non lo uso. Di solito uso Rufus, come avete visto prima. Ma su macOS non c'è Rufus, quindi apriamo il file DMG, installiamolo. Sto coso che il lampeggio qua sotto mi sta urtando molto. Balena Etcher Application, sei qua sotto? Sì, suggested website. Porn Plaza Warder. Apri sta roba e non rompere. Sì, l'ho scaricato dall'internet, va bene, l'ho scaricato io. Allora, flash from file, Pop OS, select target, SanDisk USB 3.0, ok, flash. Non dovrebbe essere difficile. Perché vuoi la password? Porca miseria, macOS. Vabbè, tempo rimanente, un minuto, non dovrebbe essere molto, dai. Flash completato. Le notifiche di Balenetcher potrebbero includere allerte, suoni e icone. E fammele vedere, grazie. Il disco che hai collegato non era leggibile dal computer. Eject. Quindi accendiamo e F11 a manetta. Trae il Pop OS. Perché è diventato enorme, pazzo sgravato? Quindi qua selezioniamo la lingua. No, stavolta la battuta di haha, ci metto il bemba e non ce la faccio. Tastiera, controlliamo che sia giusto. Sì, seleziona. La tastiera friuliana. Siciliana. Io ho una tastiera normale, cos'è una tastiera siciliana, scusate? Avanti, custom. Adesso direi che sta cosa un attimo me la faccio io, perché perlomeno non devo tenere un telefono in mano. Sono un idiota e non ho collegato il disco giusto. Su quel disco c'è ancora Windows 8. Io devo avviare la USB senza in nessun modo far partire prima Windows. Se parte prima Windows riconosce 8.1 e mi disminca il bootloader. Deve essere un'operazione molto rapida. Spamma di F11. E con molto rapido intendo 8000 anni, perché ci mette un cristo sto computer a fare il post. UEFI SanDisk, Terminal Pop. Allora, quindi rimettiamo italiano, seleziona, italiana, predefinito, custom, modifica partizioni. Ah, ma da Gparted, porca miseria. Ad SDA. Allora, sclererò un attimo per ricapire. Io appena cercato Pop OS dual boot su Google e pensavo, no, il sito ufficiale mi dirà come installare Pop OS se ho già Windows. Scendo qua ed è un tutorial di installare Windows quando c'hai già Pop OS. No, volevo il contrario, grazie. Windows lo so installare. Sto guardando un tutorial di questo tizio che praticamente sta creando solo un'unica partizione. Tutto il disco solamente x4 e a sto punto slash. Il boot. Le cose chiederò al gruppo Telegram che conosce Pop meglio di me. Ok, allora il signor Fabrizio è un po' triggerato dal fatto che questo tizio crei solo una partizione completa, quindi gli dice di fare come si è sempre fatto. Io ho un attimo chiesto come dico sto coso, quale slash, come gli dico qual è la partizione slash. E grazie Fabrizio, volevi comparire in un video? Sei in un video. Allora, lui mi dice ora che ci penso, non si fa da Gparted. Gparted, creo la partizione, appena finisco lo dico, non da Gparted, quindi lo faremo. Allora,
Allora, dato che non sono troppo sicuro di cosa stia facendo da quel lato, voglio provare a fare una cosa. Usare il coso automatico, che cancella tutto il disco ma installa lui. Per farlo, voglio fare una cosa veloce. La provo in macchina virtuale qua. Creo velocemente un nuovo disco da, diciamo sempre, 15 giga. Ci diamo la ISO di pop, startiamo e vediamo se mi chiede effettivamente quale disco usare e se me lo fa installare in single boot. C per il disco, quindi velocemente, clean install, mi dice select a drive. E quindi effettivamente posso usare uno di questi. Toshiba, che è l'hard disk. Non voglio che sia criptato. Vai. Quindi qua è finito, ora possiamo riavviare e vedere cosa partirà. Pop, Windows, nulla. Oh, yes. Adesso spammiamo F11 e vediamo se riusciamo a far partire pop. Ma è stato il bootloader sull'hard disk giusto? Allora, schermata freebootata all'iPhone con tutti i benvenuto che cambiano. Successiva, la tastiera mi pare che te l'avevo detta prima, però vabbè. Italiana, viva, non voglio la posizione. Pop tu non è esattamente diverso da Windows. Roma può andare benissimo. Gli account online, ma sai che c'è l'account Google del logo, quindi datemi un attimo. Ok, quindi qua dobbiamo mettere la password, quindi vado a mettere quello. Tutto fatto, inizia a usare pop OS. Fino ad ora è l'installazione più facile della storia. Che è successo? Perché è tutto scuro? Oh, ti ho appena fatto un complimento. Oh, un OS. Adesso spegniamo un attimo, paura di aver fatto danno. Le scritte pazze sgravate. E colleghiamo gli altri dischi e chiudiamolo. Quindi pop è installato, Windows pure. Io direi che è semplicemente arrivato il momento di configurare tutto. E quindi eccoci arrivati alla fine di questa storia, fatta di scleri e di voglia di morire. Adesso funziona tutto e prima che la mia sezione commenti diventi piena di insulti a Windows, ci tengo a precisare che se quella mattina mi fossi messo le mani su per il c***o invece di installare Windows 8.1, non sarebbe successo nulla, in quanto prima andava perfettamente tutto. Per quanto riguarda Pop OS, mi ci sto trovando benissimo, ma per le mie opinioni complete aspettate un po' e ci farò un video dedicato. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto, sia riuscito a farlo intrattenente. Non è stato piacevole registrarlo, fidatevi. Questo è il secondo video della settimana, scorsa non è uscito, questa settimana è uscito solo un video di pochi minuti, quindi ho deciso di provare a compensare in questo modo. Passare a Instagram e Twitter, che trovate sempre in descrizione. Passare al secondo canale da Bibi Spazio, che indovinate un po' dove stanno? Descrizione. Telegram e Discord, avete capito. Qua ci cappa tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.